Il sindacato si schiera con i lavoratori del Pine Ambiente, annuncia il piano d'azione della società contro i comuni morosi e guarda con fiducia all'incontro di martedì Collato. E questa è la sintesi della conferenza stampa tenutasi stamane presso la sede della UIL da Vincenzo Mango della FIADEL, Francesco Godella della CISL, Nunzio Marotta della UGL e Michele Caso della UIL. Noi lo stiamo ripetendo da tempo che probabilmente si sta facendo allarmismo su un dato che se non letto in modo disaggregato fa gridare allo scandalo, ma 1.200.000 euro sono determinati dal fatto che mancano 70 persone da quando il Pine Ambiente è nato. E se verificate le ore di lavoro che sviluppano, il monte salario che sviluppano meno 70 persone nei servizi, vi rendete conto che non stiamo parlando di un abuso, così come anche sulle inonidoni. E noi, siccome ci rendiamo conto che una società pubblica va guidata con attenzione, abbiamo fatto anche una serie di interventi per normalizzare, per moralizzare soprattutto queste disfunzioni. Noi da tempo che stiamo chiedendo una riunione tra ente d'ambito e provincia, ci siamo riusciti chiedendola con forza a tutte le istituzioni, quindi noi andiamo lì con un'idea chiara e per approntare un discorso che sia per il futuro, quindi l'affidamento, come dicevi tu, è una cosa fondamentale per la vita della società pubblica, che sia il Pine Ambiente o un'altra società, quindi noi siamo per l'idea di andare lì e mettere d'accordo provincia e ente d'ambito per far sì che questa cosa rimanga e per la tutela dei lavoratori e per l'intero ciclo dei rifiuti. Noi confidiamo più che nella contrazione dei servizi, questa è una scelta aziendale. Quindi il sindacato non entra nel merito, voglio dire, perché poi sono questioni più legali che di tipo organizzativo alla fine. Io invece penso che dobbiamo, diciamo, andare all'incontro del 21 Collato per avere idee chiare. Pare che ci sia già un buon inizio, che è quello di un impianto, l'impianto, diciamo, che è un eco, un bioimpianto, e quindi questo ci fa sperare. Noi crediamo, ma almeno personalmente come UGL, credo anche i colleghi si abbiano lo stesso pensiero, mantenere una società pubblica di rifiuti è una cosa importantissima, nulla a togliere la società privata, che sono eccellenze anche di società private che operano all'interno di, però immaginiamo una società come il Pine Ambiente che si dica, non riscuota soldi, fa il servizio, sacrifica i dipendenti perché non utilizzano tutto ciò come dovrebbe essere fatto a norma, perciò parliamoci chiaro, abbiamo dei mezzi che non hanno un'efficienza 100-100, non sono igienicamente ben, quindi che stiamo parlando?